Giovanni Iacono, uno 0-0 insomma, contro una squadra messa bene in classifica, però una buona squadra la Profavara, però voi avete molto da recriminare per quel calcio di rigore fallito, che peserà, insomma, sono 2 punti in meno. Peserà come pesano tanti altri calci di rigore. Quest'anno è andata così, purtroppo continuiamo a sbagliarle, però riguardo alla gara sì, la potevamo vincere sicuramente, magari se facciamo pure gol sul calcio di rigore cambiano anche le cose, che poi sarà tutta un'altra gara. Però devo dire bravi ai ragazzi per l'intensità che hanno dato, per i sacrifici che hanno fatto, perché siamo allenati anche poco in settimana, perché venivamo da diversi infortunati, qualcuno aveva avuto il Covid, quindi non stavo bene bene fisicamente come squadra, però i ragazzi si sono sforzati, sicuramente abbiamo fatto meglio il secondo tempo del primo. Ecco, ma soprattutto ci è sembrato di un dato che ci ha sorpreso. La Profavara aveva iniziato molto bene il secondo tempo, ma dopo che voi avete fallito il calcio di rigore non vi siete abbattuti, anzi, da lì in poi la Mazzaresa ha preso in mano la partita e l'ha controllata fino Ma alla fine. purtroppo da questa parte sicuramente chi gestisce la squadra, quindi l'allenatore, sa le problematiche sue. Si dice sempre che i problemi della pentola li sa chi riesce a mescolare. Io so il problema qual è. Ora noi abbiamo 5 partite in 15 giorni. Devo gestire gli infortunati, devo gestire gli squalificati, devo gestire i diffidati, devo gestire tante altre cose. Quindi magari si parla e parlano tutti che vogliono dire quello che è, tutti parlano e magari qualcuno dice che film ha fatto o che film non ha fatto. Io film non ho fatto, io faccio solo quello che dice il calcio. E il calcio dice di fare le cose per come vanno fatte. Quindi magari qualcuno poi parla magari dietro le quinte senza che sa cosa dice, poi magari nemmeno capisce niente di calcio, perché film non ha fatto mai lui, sicuramente, quindi ha sempre da dire qualcosa dietro quando le persone non sono Ecco, la vediamo presenti. un po' polemica, ecco. Dico, è polemica, parlo in generale così, perché se tu vai a gestire, io sono sempre convinto di una cosa, quando tu ti siedi all'inizio dell'anno con una società, anche nel mondo lavorativo, fai accordi con delle persone, rispetti quello che è il programma. Io chiederei agli altri, ma che cosa avete da lamentarvi? Se gli accordi sono adesso, ah, perché prima eravamo una matricola e dovevamo salvarci, dopo ci siamo salvati alla quinta giornata di ritorno, ora siamo in zona playoff e quindi dobbiamo entrare in zona playoff. Forse un altro po' dobbiamo vincere pure il campionato. Io bisogna essere equilibrati. Io non film non ne faccio, però sono il regista. Il regista deve fare quello che dice le regole del calcio, non quello che pensano altri. Le regole del calcio dicono tante cose, anche quando l'allenatore si può pure arrabbiare prima di una gara, per tirare sulla tensione. Purtroppo queste cose chi è che non le capisce? Chi non ha fatto mai film e quindi non ha fatto mai calcio. E chi ha fatto la terza categoria, se che si continua a fare la terza categoria. Io non vivo di calcio, cioè, forse qualcuno ha capito che io non vivo di calcio. E quindi le responsabilità me le prendo io perché gestisco la squadra e devo dare conto alla società e agli sponsor che ci aiutano e tutto. Quindi i film che fanno sono quelli, che c'è una squadra che gioca, c'è una squadra che corre, c'è una squadra che già è salva da tanto tempo e c'è una squadra che sta lottando per i playoff. E 16 poi di aprile tiriamo le somme. Quindi se qualcuno ha qualche cosa da dire, da Oh, parlare, che sia zitto. tornando all'incontro, abbiamo visto una Mazzarese che non ha per niente demeritato contro una squadra che è la Profavara, che è una squadra che è quarta in classifica, però insomma la Mazzarese ha giocato un'ottima partita, soprattutto dopo aver fallito addirittura il calcio di rigore, lì la squadra ha controllato fino alla fine, insomma anche il fatto di gli innesti cambiare, ecco, si vedeva che volevate vincerla perché tu hai cambiato tutto l'attacco nuovamente, grande prova dei giovani, di Perrone, anche di Cristaldi, ecco, è il prodotto della cantera, come si dice, no? Allora, queste sono quelle cose buone che si deve valutare che fa una persona quando lavora all'interno della società. Però
E lei ha detto tutto lei, e ha dovuto gestire gli infortunati, sicuramente Sagan e sicuramente Testa non si sono allenati, però gli ho detto di stringere i denti, magari di rischiare all'ultimo per poter cercare di vincere questa partita. La volevamo vincere, i ragazzi l'hanno vinta, quindi credo che c'è da dire soltanto abbiamo fatto tutti insieme quello che era giusto fare oggi. E ci dobbiamo gestire in queste partite facendo dei cambi spesso che entra e che esce, perché non si possono giocare 5 partite, perché lei deve sapere, facendo 5 partite in 15 giorni non puoi fare nemmeno un programma di allenamento, perché già lunedì riposiamo, martedì dobbiamo fare la rifondura, mercoledì siamo in campo, quindi c'è poco da parlare, c'è poco invece di stare molto svegli, di valutare le situazioni e di gestire una squadra per quelle esigenze che abbiamo tutti. Quindi io dico ai ragazzi soltanto oggi bravi, bravissimi di tutto quello che avete fatto, cerchiamo dal qual 16 di prenderci qualche soddisfazione e poi alla fine tiriamo le somme. L'importante è che ci studiamo la maglia come oggi e che se ne vanno tutti contenti, i presidenti, i dirigenti, gli sponsor, il pubblico che ci guarda. E questo è quello che noi dobbiamo, questa è la motivazione che ci dobbiamo trovare da qua al 16 d'aprile. Punto. Dopodiché ci salutiamo tutti e ognuno fa il suo percorso che vuole fare.